Quindi ho il piacere di salutare e ringraziare l'ingegner Stefano Buscaglia, che è direttore generale di Fondazione LINCS, una realtà torinese importante che poi Stefano avrai modo di descrivere, credo, proprio con le prime slide. A lui chiederei di illustrarci come la tecnologia possa contribuire a modificare o ad accelerare i cambiamenti organizzativi, quindi un'angolazione legata al rapporto tra tecnologia e processi di cambiamento. Voi siete un incubatore di progetti molto belli, molto importanti, e quindi Stefano, a te la parola per questa prima area di analisi. Grazie. Grazie, grazie Nicola. Mi senti bene prima di tutto? Perfetto, Benissimo. chiaro e Ok, forte. ottimo. Allora, grazie. In effetti in questa presentazione uscirò leggermente dal seminato e dai progetti di cui ho l'intenzione di parlare, che sono progetti più tecnici e tecnologici, e cercherò di adottare un punto di vista da tecnologo in un ambito più ampio che è quello del cambiamento delle organizzazioni, dell'impatto sulle imprese e sul mondo del lavoro all'interno delle organizzazioni stesse. Allora, la prima cosa è cercare di condividere. Tecnologia come fattore abilitante. Assolutamente, assolutamente si comincia dai basics. Eccoci qua. Allora, benissimo. Allora, due parole, come dicevi, per spiegare chi è Fondazione LINCS per coloro che non ci conoscono. Siamo una fondazione di Torino, ente strumentale di Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, e riuniamo circa 160 ricercatori che lavorano sulle tecnologie cosiddette ICT, Information Communication Technology, di cui ovviamente l'Artificial Intelligence è il fiore all'occhiello, ma non l'unica. Lavoriamo con partner industriali e con partner internazionali di altissimo livello, principalmente su progettualità europea di ricerca finanziata, e ovviamente come centro di ricerca il nostro lavoro è anche quello di pubblicare, di creare brevetti e quindi di lavorare sulla ricerca. E ovviamente siamo un anello di congiunzione, vogliamo essere un ente strumentale del Politecnico per unire la ricerca di base, cosiddetta ricerca di base appunto del Politecnico, con il mondo applicativo del mercato e dell'impresa. Questa è proprio la nostra mission. E per adempiere alla nostra mission tra le varie iniziative, siamo anche soci dei due incubatori torinesi, l'I3P e l'UI3T, due incubatori di grande rilievo. Abbiamo creato nel 2019 un venture capital di cui eravamo soci unici e che oggi ha raccolto più di 20 milioni di euro sul mercato. E ovviamente siamo soci di vari centri di competenza, tra cui Torino Wireless, ci sarà poi Mario Manzo che parlerà dopo di me, il Distretto Aerospaziale, il Competence Center e tanti altri enti di ricerca anche a livello europeo. L'artificial intelligence, e qui ne vengo al tema di oggi. La tua cipolletta ha già anticipato tantissimi elementi che sono in questa slide, quindi andrò molto in fretta. La vediamo ovunque al giorno d'oggi, l'artificial intelligence, in molte interfacce che noi abbiamo, che sia customer care, smart home, prevenzione frodi, c'è cioè proprio cipolletta poc'anzi, assistenti virtuali. Non mi soffermo su questo, ma è davvero pervasiva l'artificial intelligence, anche se ce ne accorgiamo poco in realtà, perché per noi queste funzioni sono date, sono un given, ma in realtà sono abilitate già dall'intelligenza artificiale. Esistono migliaia di definizioni per l'intelligenza artificiale e io ho voluto riportarne alcune che focalizzano l'attenzione sull'impatto sui sistemi organizzativi di impresa. Per cui si parla di capacità umane dell'intelligenza artificiale, la capacità di comprensione, di elaborazione del linguaggio o di immagini, di apprendimento. Si parla di decision making, quindi decidere autonomamente e perseguire una finalità. E si parla di problemi complessi per aumentare il pensiero umano, risolvendo problemi che il pensiero umano non riesce a risolvere in modo semplice e soprattutto in un tempo utile e immediato. Altro elemento di contesto che secondo me è importante
tenere a mente. Questa è una ricerca di McKinsey di fine 2020, quindi assolutamente autorevolissima. È il survey sul Future of Artificial Intelligence, che è un survey che è stato fatto circolare tra aziende di tutte le dimensioni e in tutte le geografie. Cosa ci dice? Ci dice che in percentuale, guardiamo l'ultima riga, quindi le percentuali, nel 2018 il 63% delle aziende rispondevano che l'intelligenza artificiale aveva contribuito ad un aumento dei loro ricavi e addirittura il 66% nel 2019, con differenze di apporto tra funzioni. Ovviamente il sales and marketing, pensiamo a tutti gli strumenti di customer touch, di digital marketing, con un apporto importante in cima alla lista, ma c'è la funzione human resources in fondo a questa lista con comunque un 56% di impatto secondo i rispondenti a questo sondaggio. Quindi, secondo me, questi elementi sono importantissimi da tenere presente. L'Italia, nello studio c'erano ancora due note. La prima è che l'AI si rivela quindi utile, ma manca ancora di impatto di scala, di ampiezza. E in Italia, in effetti, l'introduzione dell'AI è ancora timida rispetto a tante altre geografie. E direi addirittura in Europa l'adozione è ancora timida rispetto nel mondo industriale, rispetto a Cina e Stati Uniti, e Canada, ovviamente. Altro e ultima, lo prometto, elemento di contesto ma importante è che ovviamente moltissime startup stanno nascendo intorno all'intelligenza artificiale. Sono startup, questa è una lista dei AI 100 di SIB Insights, una delle più autorevoli liste, un riferimento importantissimo. Si vede che l'AI nasce e cresce in tutte le geografie e in tutti i segmenti industriali, in particolare con direi due direzioni. C'è una direzione verticale di dominio, vedete healthcare, finance and insurance, quindi verticalità di applicazione, o orizzontalità di applicazione, ma su processi definiti, per esempio su risorse umane, sulla cyber security, sull'ottimizzazione, sulle vendite. Quindi due dimensioni di nuovo importanti da tenere presente per l'AI. Se passiamo ora allo sviluppo e al futuro del lavoro, direi che è importante tenere a mente che ci sono sostanzialmente due effetti. Ci sono dei challenge che sono quelli legati ai timori, a volte fondati, sulla perdita dei posti di lavoro legati all'automazione. Ci sono i challenge legati anche all'impatto dell'emergenza da Covid-19. Si è stimato che la perdita di ore di lavoro sia stata enorme dovuta al Covid e ci sono 400 milioni di posti di lavoro persi al mondo a causa di questa pandemia. Ma allo stesso tempo le soluzioni possono essere legate ovviamente agli investimenti nel capitale umano e l'AI fa parte della soluzione perché può creare programmi di formazione personalizzati, ridurre lo skill mismatch e preparare le future generazioni al mondo del lavoro, ma anche adeguare ovviamente i lavoratori attuali per una migliore rispondenza alle esigenze attuali del mondo del lavoro. Di cosa si parla quando si parla di intelligenza artificiale? Sono quattro fenomeni che sono, direi, molto, molto chiari e importanti da tenere a mente. Quando si parla di automazione, introduzione di tecnologia nel mondo del lavoro, i quattro fenomeni che possono accadere, che accadono, sono la sostituzione, ovvio, cioè la tecnologia prende il posto del lavoratore, ma anche il potenziamento, da ben distinguere dalla sostituzione, cioè un lavoratore che è aumentato rispetto, grazie alla tecnologia, rispetto a quello che potrebbe fare, la generazione di nuove mansioni, ebbene sì, perché è ovvio che nascono nuovi lavori, ne muoiono alcuni, ma ne nascono tanti altri. E infine il fenomeno del trasferimento, quello che noi notiamo ogni volta che compriamo, usufruiamo di servizi tramite internet, tramite interfacce, parlavamo prima di chatbot, quindi la disintermediazione di un servizio tramite l'intelligenza artificiale senza adoperare un'interfaccia umana, ma tramite un umanoide o un chatbot o un algoritmo.
Torneremo su questi elementi in chiusura. L'altro elemento importante da tenere a mente sono le competenze e la trasformazione della natura e dei contenuti dei lavori esistenti. È chiaro che si creano nuovi job profile, nuovi lavori e nuove task, e alcune task labor intense sono trasferite alla macchina. Tenete però presente che alcune task tipicamente umane non sono sostituite e rimpiazzate dalla macchina. Ne ho messe alcune: comunicazione, relazione, leadership, empatia, management, e anche la capacità, il wisdom of the crowds, cioè la capacità di arrivare a soluzioni mettendo insieme una pluralità di opinioni. La macchina ha una sola e unica opinione, che è quella dell'algoritmo, e quindi a volte la pluralità e il confronto possono risolvere meglio, in modo diverso, problemi che la macchina non potrebbe risolvere o non così bene. Se guardiamo mi piace molto guardare queste tabelle, la fonte è la stessa, il World Economic Forum, due report che sono usciti a distanza di 5 anni. Nel report del 2016 abbiamo preso gli skills, i top 10 skills dei lavoratori nel 2015. Nel 2020 ho preso i top 10 skills che si attendono nel 2025, che ci aspettiamo di vedere nel 2025. Che cosa emerge? Allora, vedete, c'è un color code, quindi il giallo, molto semplicemente, il giallo ce n'è più a sinistra che a destra. Giallo è working with people, lavorare con le persone, e giallo diminuisce. Ma ho fatto una breve analisi perché tra di noi almeno cerchiamo di avere un'idea di cosa sta succedendo nel mondo del lavoro a causa, grazie alle tecnologie, e quindi sostanzialmente ritroviamo certi elementi. Qui vedete con la freccia più o meno dove li possiamo ritrovare, non sono le diciture esatte, ma si assomigliano. Ci sono, e li ho circolettati in rosa, elementi che spariscono. La negoziazione è incredibile, pensare che negotiation 10 anni dopo, nel 2025, non appaia più tra i 10 skills più importanti per i lavoratori. Quality control, service orientation, judgment and decision making. Beh, quest'ultimo ci fa forse pensare che la macchina può contribuire in parte al decision making, o almeno nella mente del World Economic Forum, forse la macchina potrebbe sopperire a una mancanza di capacità, o aumentare l'umano in questo senso nel decision making. E poi ci sono ovviamente i nuovi elementi. C'è un elemento verde che è l'active listening, l'active learning, che resta, che resta importantissimo, addirittura sale nella scaletta nel 2025. E poi in blu a destra ho circolettato gli elementi nuovi: l'analytical thinking, i due elementi rosa o viola, che sono le technology use, e quindi elementi tecnologici che non apparivano nel 2015, e poi resilience, stress, tolerance appaiono. E lasciatemi dire, appaiono ancora più chiaramente in questi momenti di pandemia, che hanno forse accelerato certi momenti di crisi e di stress legati a un altro modo di lavorare, un modo diverso di lavorare. Insomma, il futuro del lavoro, non tutti i lavori in cui l'intelligenza artificiale è complementare al lavoro umano richiederanno competenze specialistiche in ambito artificial intelligence. Il World Economic Forum stima una crescita della domanda per diversi ruoli professionali. Figure professionali già consolidate e basate sulla tecnologia, technology based, figure professionali che prevedono invece soft skills, pensiero critico, come vi dicevo prima, sono queste le tematiche in cui la macchina potrà difficilmente o mai sostituirci. Il problem solving e la negoziazione, che però vediamo è sparita nel grafico del World Economic Forum 2025, e figure nuove altamente qualificate sull'utilizzo di tecnologie emergenti, le cosiddette tecnologie esponenziali, come per esempio la cyber security, ma anche la blockchain, artificial intelligence, machine learning, eccetera, eccetera. Un ultimo elemento, secondo me, importante e giusto da citare quando si parla di tecnologia e di impatto sul mondo delle organizzazioni,
è il cosiddetto talent shortage. Talent shortage è quel fenomeno per cui il mondo del lavoro fa sempre più fatica a trovare profili adatti e adeguati. E ho voluto quantificare questo fenomeno, ho cercato di quantificarlo. Direi che ciò che è importante è che su 36 su 44 paesi listati nella mia sorgente incontrano difficoltà nell'attrarre talenti e l'Italia risulta tra i primi paesi a registrare maggiori difficoltà nel trovare lavoratori con le giuste competenze. I profili più ricercati e difficili da reperire, oltre a figure specializzate, operai tecnici, addetti a sales and marketing, sono appunto e ovviamente ingegneri e professionisti dell'IT. Quindi il mercato, e Cipolletta forse potrebbe testimoniare ancora meglio di me, sicuramente l'impresa risente di questo talent shortage e della difficoltà di trovare i profili adatti per sviluppare e portare a livello più forte l'utilizzo delle nuove tecnologie. Mi lascio quindi su questa prima parte su una riflessione. Emerge quindi una nuova necessità per le organizzazioni, anche le più innovative e prestigiose, un trade-off tra collaborazione e competizione su ricerca e retention dei talenti. Cioè, ad oggi è difficilissimo trovare talenti e quindi da un lato, creare un ecosistema di talenti è importante, è essenziale e giocare sistema è essenziale, ma dall'altro c'è certamente una competizione in atto e quindi solo i migliori datori di lavoro potranno vincere e trovare i migliori talenti. Una seconda parte della mia riflessione porta sulla gestione del cambiamento. Ho cominciato con questa frase di Einstein: le organizzazioni non sono pensate per adattarsi ai cambiamenti. L'osservazione di Einstein deve essere recepita all'interno delle organizzazioni, per cui il cambiamento deve diventare adattamento. E allora, nel cambiamento e nell'adattamento, che cosa ci dicono i dati? I dati ci dicono, da un sondaggio interessantissimo del 2019, sono state fatte varie domande e ne ho tirate fuori due. Una è: l'artificial intelligence avrà un impatto su come svolgi il tuo lavoro? Vedete che in Italia la stragrande maggioranza, l'85% di coloro che hanno risposto al sondaggio, ha detto di sì. E tra l'altro, molto stupefacente, ben al di sopra del 60% circa in US and UK. Chiedendo poi se questo impatto potrebbe essere sia positivo o negativo, di nuovo la stragrande maggioranza degli italiani, al 69%, ha risposto che sì, l'artificial intelligence potrebbe aiutarmi ad essere più efficiente. Il 21% ha risposto sì, ma non sa bene come, e solo l'8% ha detto che l'artificial intelligence potrebbe andare a sostituire il mio lavoro. È un dato molto incoraggiante questo, perché mostra una certa fiducia del lavoratore e una certa positività rispetto alla tecnologia. Dato, a mio avviso, ma questa è un'opinione personale, molto nuovo, perché si stanno demolendo lentamente delle barriere verso la tecnologia, una diffidenza verso la tecnologia che invece pochi anni fa ancora si trovava, secondo me, molto largamente nel mondo del lavoro. Quindi, per l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie chiave e abilitanti per la gestione del cambiamento, perché non si permette di non fare più affidamento solo sull'intuizione, ma avere un approccio data-driven, avere un approccio non biased, cioè senza punti di vista, ma come dire, rigoroso e assoluto, e quindi elaborando una grande quantità di dati e informazioni che sono poi messi a fattor comune e valorizzati in un modo diverso e a volte nascosti addirittura nelle organizzazioni e ad oggi non sfruttati o non sfruttati in modo efficace e utile.
Quindi l'AI per la gestione del cambiamento sta vedendo la crescita e la creazione di tantissime iniziative e start-up che stanno nascendo nell'ambito HR su varie tematiche. Sono assistenti virtuali e chatbot per la fase di pre-screening dei candidati, per esempio. Sulla crescita del personale si sta utilizzando l'AI per fare creazione di mappe di competenze, per il supporto di acquisizione di nuove competenze, per la valutazione delle performance. Sulla gestione dei team e della collaborazione, inutile dirvi che di nuovo l'AI sta creando nuove opportunità e moltissime startup stanno nascendo intorno a questo business model. E non ultima, la formazione continua, quel famoso adeguamento necessario per poter lavorare con l'artificial intelligence e non far lavorare l'artificial intelligence al posto, no, al posto del lavoratore. E quindi un affiancamento, un potenziamento piuttosto che una sostituzione. Per quanto riguarda la gestione del cambiamento, ci sono quindi dei driver importanti, quelli dell'automazione dei processi HR, come vi dicevo, quella della selezione dei candidati, ma anche dell'employee experience, cioè tutto ciò che il collaboratore vive all'interno dell'azienda durante il suo periodo di collaborazione e ovviamente per il decision making in senso più generale. Le barriere identificate sono quelle del talent gap, vi dicevo, del talent shortage da un lato e l'assenza delle professionalità necessarie per le figure già presenti in azienda. Ovviamente tematiche di privacy e di compliance molto importanti e essenziali e la difficoltà e il peso di mantenere i sistemi aggiornati e funzionanti all'interno dell'azienda. Ho lasciato volutamente per ultima e separata la barriera forse più importante o l'elemento di attenzione più importante che immagino il mio illustre, la persona che parlerà dopo di me, Don Luca, di cui parlerà in modo molto più ampio, che è quella dell'etica. L'etica è un tema centrale per l'intelligenza artificiale e in particolare quando la applichiamo alla gestione delle organizzazioni e delle risorse umane. C'è un tema di etica nell'utilizzo dell'artificial intelligence e un tema di etica nello sviluppo da tenere ben distinti, da avere ben presenti. C'è il tema dei bias. Io ho detto che l'artificial intelligence è non biased, ma in realtà sbaglio. L'artificial intelligence non fa altro che masticare i dati che gli diamo. E quindi se i dati che gli diamo hanno un bias, l'artificial intelligence automaticamente avrà un bias. Quindi l'etica comincia da come si nutre l'artificial intelligence. E quindi il rischio di rendere il bene e il male elementi computabili che possono essere comprensibili, quantificati, c'è un rischio perché la macchina dice che e quindi far assurgere a un livello assoluto un giudizio, ma c'è anche un potenziale di, come dire, rasserenare la decisione e renderla più equa e più giusta. La tecnologia quindi deve essere un tool per le persone, fatto dalle persone e fatto per le persone. E questo è il monito con cui vi vorrei lasciare. Faccio una carrellata velocissima perché vedo che il tempo stringe, ho parlato forse anche troppo. Hai ancora un minuto. Perfetto, perfetto. È più che sufficiente per raccontarvi un po' di cose alla luce di quelle parole chiave di cui vi parlavo prima. Qui ho ripreso potenziamento e trasferimento. Stiamo lavorando su progetti di deep learning per le emergenze, per la gestione di situazioni emergenziali, per cui facciamo leggere l'intelligenza artificiale delle carte geografiche in tempo reale, delle immagini satellitari in tempo reale, unendole con altre informazioni che si trovano in rete per aiutare, per potenziare come dire, gli interventi in caso di rischi, per esempio incendio, alluvioni, e in particolare anche per trasferire la responsabilità di informazione all'utilizzatore finale. Quindi due fenomeni che si possono vedere applicati su progetti che noi stiamo su questi due progetti, per esempio, che stiamo conducendo. Lavoriamo su progetti di potenziamento di nuovo nell'ambito della sanità, per cui
la capacità di nuovo di leggere immagini in modo molto più dettagliato di quanto possa fare l'umano, ci aiuta a capire il dolore neonatale. I neonati non possono esprimere dolore, ma le loro espressioni, microscopiche espressioni, possono aiutare il medico e affiancare il team medico a capire il dolore neonatale. Oppure, ovviamente, tutti i percorsi di lettura automatizzata di scanner. Per quanto riguarda il cancro al seno, per esempio, altro progetto importante che stiamo conducendo. E poi dei progetti su cui la sostituzione e il trasferimento operano in modo importante, che sono tutti quei progetti legati, per esempio, all'arricchimento e creazione dei media di prossima generazione con delle soluzioni di gestione dei diritti basati su architetture di blockchain e di gestione dei dati diverso, la gestione del diritto all'oblio, per esempio, anche tramite l'intelligenza artificiale, e la gestione dei diritti fondamentali in un ambito welfare, di nuovo potenziata dall'artificial intelligence e dalle nuove tecnologie. Con questo vi ringrazio, sono disponibile per domande e approfondimenti e ti cedo la parola, Nicola. Grazie mille, grazie Stefano. Devo dire un contributo molto interessante. Io ho preso qualche appunto durante la tua bella chiacchierata. Ottimismo e fiducia, intelligenza artificiale integrativa e non sostitutiva. Questo mi sembra un po' il messaggio che ci hai dato, che cerca di affrontare e magari dare una risposta a quel tema di paure che possono nascere in noi. Mi sembra che tu dica non dobbiamo essere preoccupati, perché in fondo la tecnologia sostituirà quella parte di lavoro umano più semplice, più ripetitiva, lasciando comunque spazio all'essere umano, tema che poi adesso affronteremo con Don Luca che sta per raggiungerci. L'essere umano con la sua creatività, la sua fantasia, la sua sensibilità. Mi è piaciuto quel passaggio sensibilità individuale e sensibilità di team. Quindi, tutto sommato, il tuo pensiero è che la tecnologia ancora una volta sia un elemento indispensabile al progresso, alla crescita dell'umanità, non dobbiamo temerla, la dobbiamo governare, la dobbiamo utilizzare al meglio, ma possiamo guardare con ottimismo e fiducia al futuro. Assolutamente, assolutamente così. Grazie, grazie Stefano. Adesso